Buongiorno a tutti ragazzi, da PokerStarter 3 finalmente oggi vi porto il mio scambio di carte aggiornato. Mi è rimasto davvero poco comunque, dato che c'è un sacco di gente che mi chiede, ho deciso di farlo. Parto con le trainer degli ultimi due set, ovvero Glaciazione Plasma e Uragano Plasma. Io li ho in inglese, quindi Plasma Freeze e Plasma Storm. Parto con le trainer perché io appunto collezione vasta, quindi non gioco e non le uso. Quindi per chi ne volesse un po', diciamo, posso scambiarne dei mazzetti per una holo o cose così. Quindi allora, Fregata Plasma ne ho un bel po', come potete vedere, Colorless Machine, Colorless, Energia Plasma, Eviolite, Bicicletta, Etere, Team Plasma Grant, Palestra di Zondopoli, che ne ho pochi, questo qua in italiano poi, e Escape Rope, mi sembra di averne uno, comunque vabbè. Poi passiamo alle trainer di Plasma Freeze. Un sacco di Plasma Energy, poi Team Plasma Badge, queste sono tutte mint ragazzi, Team Plasma Ball, anche qua un sacco, Frozen City, le reverse le ho già date a Sand Battle Frontier, quindi non ne ho di reverse, Shadow Triad, poi Floatstone, anche qui ne ho un bel po', e Superior Energy Retrieval, e anche qui ne ho un bel po'. Benissimo, poi vediamo, ho questo Meloetta promo del team inglese in scambio se volete. Poi ho qualche reverse dell'ultimo set uscito Plasma Freeze, niente di che, però se vi interessano per finire il set, poi appunto sono le Evolution, sono un po' di reverse per chi dovesse finire il set. Cioè, queste si possono scambiare per altre reverse che a me servono per finire il set, insomma. Basta che mi mandate un messaggio privato e ci mettiamo d'accordo. Adesso passiamo a quelle, diciamo, un po' più interessanti, ma ho poca roba, nel senso ho tante holo. Come potete vedere, parto dai set vecchi. Oddio, vecchi mica tanto, ad esempio questo non so neanche cosa sia, un Venomoth Holo, però il set, quelli prima di nero e bianco, non so molto bene come, che set sono. Comunque, questo, poi qui ci sono un po' di richiamo delle leggende, ovvero Forethress, Pachirisu, sono tutte mint ragazzi, Umbreon e ce l'ho anche reverse, Crocodile. Alcune sono in italiano, alcune in inglese, comunque basta che mi chiedete se vi interessa, io vi spiego tutto. Samurott, ne ho due. Reuniclus, Embor Reverse, Virizion Holo, Braviary, Beartic, Excadrill, Electros, Bisharp, Conkeldurr. Questo è un Reshiram raro reverse, però è bello, quindi l'ho messo. Scrafty, Vanilluxe, Chandelure, Gardevoir, Luxray, Articuno, Zapdos. Zapdos mi sembra di averlo anche reverse, sì, infatti, eccolo qua. Venusaur, Volcarona, forse anche questo ce l'ho reverse, esatto. Electros, Crocodile, forse anche questo reverse, sì. Empoleon, Haxorus, ne ho due, mi sembra, sì, uno in italiano e uno in inglese. Blissey, Kingclang, ne ho due anche qua, mi sembra uno reverse, scusate che qua cade tutto. Poi abbiamo un Wailord, Ninetales, Aggron reverse, Altaria, ne ho due, Ampharos reverse, Garvodor, Gigalith reverse, Slaking, Golurk, Garchomp, c'ero sia holo che reverse, Tangrowth, Embor, Samurott, Scolipede, Meloetta reverse, Crastor reverse, Ditto, Infernape Holo reverse, questo è bellissimo, Manaphy, che forse ne ho un sacco, vediamo se ce l'ho reverse, no, sono due holo, Crobat, di cui uno reverse, Weezing, ne ho due, uno in italiano e uno in inglese, Togekiss, Sceptile, questo è l'ultimo set uscito. Allora, Sceptile ne ho tre, due holo e uno holo reverse.
Chandelurolo, Reshiram Olo ne ho due, Electrode, Zekrom Olo sempre due, Metagross, Cofagrigus, Hydreigon Reverse, bellissimo, Kindra Olo e questo bellissimo Gechis Olo Reverse. Adesso vi faccio vedere, diciamo, le Olo più vecchie che ho. Non sono tutte in buone condizioni. Partiamo con Tentacruel di Aquapolis, questo è Mint in inglese, e anche Espeon è Mint in inglese sempre. Poi ho questo bellissimo Arbok, prima edizione del Team Rocket, Arbok Holo, Dark Arbok, e sarebbe Mint se non fosse per questo piccolo difetto che ho notato. Hanno cercato di scrivere in penna e poi di cancellare. Si vede poco, anche qua un pochino rovina sull'angolo. Poi il resto è perfetto. Anche davanti è perfettissimo, prima edizione, quindi comunque è una bellissima carta. Poi passiamo alle holo un po' meno rovinate, ovvero questo Raichu set base, scusatemi. Questo è Mint, veramente Mint. Ah, giusto qui. Un po' sporcato, non si vede comunque. È proprio Mint. Poi questo Espeon di New Discovery. Questo diciamo Near Mint, perché poi davanti è perfetto. Dietro, insomma, potrebbe essere, diciamo Near Mint, sì. Poi questo Yanma, sempre di New Discovery. Davanti. È perfetto, dietro insomma, come potete vedere, però comunque una bella carta. Questo Vaporeon Holo di Jungle, anche questo diciamo excellent, perché qua sul bordo è un pochino rovinato, anche dietro si vede che è vecchio. Poi questo Hitmonchan Holo set base, dietro abbastanza rovinato, però davanti comunque molto bello. Poi abbiamo questo Magneton di Fossil rovinato, veramente rovinato, questo angolino qui, anche di qua un pochino rovinato, e qua in basso i bordi non sono perfetti, e dietro comunque si vede che è una carta rovinata, è vecchia. E per finire questo Nidoqueen di Jungle, che è abbastanza rovinato, qua un bordino, ecco qua si vede piegato, i bordi sono quelli che sono, e dietro comunque, ecco qua si vede che è proprio piegato, rovinati, ecco. Poi ho altre holo, anche queste non sono messe benissimo, sono questo Dark Doutrio del Team Rocket, sempre holo, come potete vedere davanti sono abbastanza messe bene, a parte qua. E dietro qua un pochino rovinato, ma davanti non si vede. Poi Nidoking del set base Holo. Questo un po' rovinato in basso, però comunque. Questo Mewtwo set base Holo, ma è veramente rovinato, ha una piega, ecco qui, se si vede. Cioè non è proprio una piega, deve essere, non si capisce bene perché è dritta la carta, però questa, ecco così si vede, sembra un grazio. E dietro un po' rovinato. E questo non so neanche perché sia qua, comunque è molto rovinato. È piegato, è bellissimo, il Recast Dragonair. Però è veramente abbastanza rovinato qui. Questa piega. E dietro poi è rovinato anche qua. Passiamo alle carte, diciamo quelle un pochino più belle che mi sono rimaste, che sono questo Typhlosion Prime Near Mint. Crobat Prime Mint, perfetto, sbustato da me. Questo Zapdos X Promo è il numero 33. Questo direi Mint, Near Mint. No, diciamo Near Mint perché qua c'è un grazio, qua non l'avevo neanche notato. E poi questa è mintissima ed è nuova, sbustata da me sempre, Itranex di Plasma Freeze. Bene ragazzi, se siete interessati contattatemi, ciao, alla prossima!